Cominciamo quindi a parlare appunto della macchina. Cominciamo a parlare da cosa non si vede. È il 6 cilindri di quadrifoglio portato a 540 cavalli, 600 Nm di coppia. Un aumento di potenza necessita di un aumento di raffreddamento. Abbiamo bisogno anche di dare più aria agli intercooler e ai radiatori. Quindi Alessandro, come abbiamo fatto, come ci hai risposto quando ti ho chiesto abbiamo bisogno di più aria sul trilobo Alfa Romeo? Come voi immaginate, ogni automobile, il frontale è un po' il biglietto da visita, no? Quando parliamo di Alfa Romeo parliamo del trilobo. Il trilobo è lo scudetto al centro con le due prese d'aria laterali. Come diceva Domenico, più aria soprattutto nella zona dell'intercooler. Abbiamo dovuto lavorare in modo molto intenso, lo vedete nella sezione degli elementi, per convogliare l'aria e per offrire il massimo downforce anche al frontale della vettura. Questi elementi, che non sono semplicemente grafici, servono per portare aria. Abbiamo parlato di bellezza necessaria. Questa è una bellezza necessaria, una bellezza funzionale, assolutamente, strettamente legati fra di loro. E poi mi permetto di dire bellezza necessaria perché vogliamo il bello, e questo per ogni Alfa Romeo è importante.